Bentrovati in nuova edizione del nostro notiziario che apriamo con la pagina politica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato ufficialmente il via al reintegro di Alberico Gambino in Consiglio regionale. Un decreto a firma del Premier Berlusconi, inviato al Presidente del Consiglio regionale Paolo Romani e al Presidente della Giunta regionale Stefano Caldoro, determina il 27 febbraio scorso la fine del provvedimento di sospensione. Il 27 febbraio, pardon, oggi la fine del provvedimento di sospensione ed invita chi di competenza a mettere in atto tutti gli atti amministrativi affinché Gambino sieda ufficialmente in consiglio regionale. Il decreto è stato notificato al primo cittadino di Pagani qualche ora fa, ma già da questa mattina era giunta notizia a Palazzo Santa Lucia. Esce dall'emiciclo Monica Paolino. Entra il primo degli eletti del Popolo delle Libertà in provincia di Salerno, appunto Alberico Gambino. Gambino, già sindaco di Pagani, confermato con quasi l'80% dei consensi. Era stato eletto lo scorso marzo al Consiglio regionale con un plebiscito di preferenze. Il popolo salernitano gli aveva infatti attribuito quasi 30.000 voti, facendolo risultare in termini di percentuali il più votato dell'intera regione Campania. Ascoltiamo proprio Alberico Gambino ai nostri microfoni, intervistato dal nostro direttore responsabile Aurora Turra. Avere, pardon, un salto in scaletta, dovremmo avere in collegamento telefonico il presidente della provincia Cirielli. Presidente, buonasera. Sì, buonasera. È arrivato dunque questo decreto che ufficializza il reintegro di Alberico Gambino, un decreto a firma dello stesso presidente del Consiglio Berlusconi, dunque una buona notizia per lo stesso Gambino e insomma, per l'intera provincia di Salerno, tenendo conto che rientra in Consiglio regionale ma il candidato che aveva ottenuto il maggior numero di consensi in termini di percentuali. Sì, innanzitutto mi sembra un atto di giustizia e di legalità che ripristina quello che il 27 febbraio avrebbe già dovuto fare il Consiglio regionale, avrebbe dovuto prendere atto che era passati 12 mesi del precedente decreto che lo aveva sospeso e oggi Alberico già da 2 mesi doveva essere in Consiglio. Purtroppo proprio l'inettitudine, a volte l'incapacità di chi ci gestisce in Regione Campania nel suo complesso, e parlo chiaramente della classe burocratica, oltre che qualche volta anche della classe politica, ha reso necessario un decreto uguale, identico a quello che l'aveva sospeso, sempre a firma di Berlusconi, che ha ripristinato la legalità. Ovviamente Alberico Gambino meritava questo ruolo perché glielo hanno dato gli elettori, è il più votato degli uomini peraltro, perché è vero che c'è la ministra Carfagna che ha preso più voti di lui a Napoli, che è una provincia di 3 milioni di abitanti, ma è anche vero che poteva usufruire della doppia preferenza, invece Alberico Gambino ha usufruito di un voto singolo e oggettivamente ha raggiunto un risultato storico che nessuno aveva mai toccato. Sono molto felice per lui, ma anche per i quasi 30.000 cittadini della mia provincia che avevano votato lui e si erano visti privati della loro rappresentanza consiliare. Presidente, io approfitto della sua presenza telefonica qui, passo a leggere testualmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno stralcio, insomma, considerata la diffida inviata al signor Alberico Gambino al Consiglio regionale della Campania, datata 21 febbraio 2011, in previsione della cessazione degli effetti del decreto di sospensione dalla carica di sindaco di Pagani, a decorrere dal 27 febbraio 2011. Rilevato l'orientamento giurisprudenziale, rilevato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ha natura costitutiva, ma è semplicemente volto ad accertare l'intervenuta sospensione, attesa dunque la necessità di provvedere a modificare il decreto datato 8 maggio 2010 per le considerazioni sovraesposte, decreta che il periodo di sospensione del signor Alberico Gambino dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania ha cessato di produrre effetti alla data del 27 febbraio 2011. Stiamo vedendo anche le immagini, come diceva lei, giustizia è fatta. Sì, mi sembra evidente, non è che altro che la lettura della norma, insomma non è che il Presidente della Presidenza del Consiglio si inventa le cose, c'era una norma molto chiara che prevedeva che la sospensione nel caso di condanna di appello non poteva essere ulteriore, più lunga di 12 mesi. I 12 mesi scadevano il 27 febbraio e alla Regione Campania abbiamo fatto un'altra figuraccia perché da Roma ci hanno dovuto scrivere
che non sappiamo neanche leggere le leggi, questo è il quanto in Va sostanza. fuori Monica Paolino per lasciare spazio al sindaco. Monica Paolino non c'entra niente, ha fatto bene il suo lavoro in questo anno, onestamente ha lavorato bene per il partito e per il territorio, lei non ha una responsabilità rispetto al fatto che per legge è stata la prima dei non eletti, anche lei ha avuto un grande consenso e si è trovata un anno in consiglio, ma voglio dire, non c'entra nulla in questa vicenda. Presidente, io la ringrazio per la disponibilità e le rinnovo l'appuntamento per prossimi collegamenti, Ci insomma, per prossimi mancherebbe. interventi. Arrivederci. Grazie ancora dunque al Presidente della Provincia Cirielli. Allora possiamo